Belén Rodríguez al Maurizio Costanzo Show parla di Francesco Monte. Belén al Maurizio Costanzo Show, le parole su Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia. Ospite del Maurizio Costanzo Show insieme al fratello Jeremias, Belén Rodríguez non ha potuto non nominare l'ormai ex cognato Francesco Monte. La rottura tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Cecilia Rodríguez continua a far parlare gli italiani e, al di là di come è finita tra i due, la conduttrice di Tu sì cue vales continua a voler bene al tarantino. A farlo sapere la stessa ex moglie di Stefano De Martino, che a Costanzo ha confidato che il bene non finisce mai, al di là di quello che succede nella vita. L'Argentina ha dunque confermato di essere rimasta in buoni rapporti con Monte, come rivelato qualche settimana fa dallo stesso pugliese. Francesco ha pubblicamente ammesso che Belén gli è stato molto vicino in questa spiacevole situazione, la showgirl è stato un punto fermo in questo periodo decisamente turbolento. Belén e Francesco Monte sono rimasti in buoni rapporti. Il bene non finisce mai, ha chiarito Belén Rodríguez a Maurizio Costanzo. Quest'ultimo ha tirato in ballo Francesco Monte, chiedendo a Jeremias i suoi attuali rapporti con l'ex fidanzato di Cecilia. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha rimarcato di non avere alcun problema con il coetaneo e a rincarare la dose ci ha pensato la sorella Belù, che ha spiegato che non si finisce di voler bene da un giorno all'altro. Del resto Francesco ha condiviso molto con la famiglia Rodríguez nel corso degli ultimi 4 anni. E lo scorso settembre ha presenziato al compleanno dell'ex fidanzata di Andrea Iannone da solo, senza Cecilia all'epoca ancora impegnata nella casa più spiata d'Italia. Francesco Monte ha ringraziato Belén Rodríguez. Purtroppo io e Belén abbiamo dovuto vivere insieme questa situazione. Mi è stata molto vicina. Ma ci tengo a dire che conservo un buon rapporto con tutta la famiglia di Cecilia, ha fatto sapere nei giorni scorsi Francesco Monte. Dichiarazioni confermate dalla stessa Rodríguez che, tra le tante cose, continua a seguire sui social network il ragazzo e a lasciare link alle sue foto. Un atteggiamento ricambiato da Monte che, al contrario, ha preferito smettere di seguire Cecilia su Instagram.